Salve ragazzi, un saluto a tutti da parte dell'intero staff di Vaghidali. Questa mattina abbiamo questa bellissima Tiguan, una pre-restyling del 2019. Vi faccio una panoramica. Allora, innanzitutto vedete cerchi Suzuka da 20 pollici, pneumatici 255-40-20. È una 2000 turbo diesel, però adesso andiamo dietro e dal dietro riuscirete a capire quale versione è nello specifico, perché non è la classicissima da 150 cavalli, bensì abbiamo, e lo vedete solo ed esclusivamente dall'estrattore con il doppio scarico finto, abbiamo la biturbo da 240 cavalli turbo diesel. Una delle prime che abbiamo sul canale, ve la faccio vedere, è una macchina di importazione. Internamente non abbiamo il pacchetto R-Line, abbiamo il pacchetto classicissimo dell'Advanced. Insomma, comunque la macchina è veramente veramente bella. Vi faccio un'ulteriore panoramica, anche il frontale la conosciamo benissimo. Abbiamo fatto tantissime attivazioni a questa macchina, andiamo a vedere quali nello specifico. Allora, cominciamo con il discorso della chiusura, quindi antifurto, e come vedete abbiamo anche il keyless. Quindi andiamo ad effettuare l'apertura con il keyless. Andando ad agire sulla maniglia del keyless in questo modo, come potete vedere abbiamo l'apertura comfort dei finestrini. Se ci fosse stato il tettino elettrico, anche il tetto si sarebbe chiuso. Questo serve principalmente d'estate per far areggiare la macchina, quindi la apriamo, la facciamo, diciamo, sfiammare tutto il calore e poi possiamo entrare. Un'altra attivazione che abbiamo fatto riguarda l'antifurto. Adesso ho chiuso la macchina, ovviamente ho lasciato i finestrini aperti proprio per simulare un'effrazione. Come sapete, come vi diciamo sempre, solitamente i ladri vanno a rompere il cristallo più piccolo per poi aprire, diciamo, la macchina, la portiera dalla parte interna. Quindi andiamo ad aprire. Ovviamente adesso apriamo la macchina e togliamo tutto questo casino. Comunque il clacson è molto alto, quindi sicuramente salverà la nostra bella macchina. Adesso andiamo a vedere all'interno. Come vi dicevo, è una macchina di importazione, solitamente non troviamo il pacchetto R-Line all'interno, però abbiamo questi bellissimi sedili con la modalità Ergo Active, cioè, diciamo, la parte, diciamo, massaggiante del sedile, ovviamente in modalità elettrica, ma i sedili non sono tutti elettrici come quelli in pelle, quindi sono dei sedili misto stoffa Alcantara. Come vedete anche il volante non è il classicissimo volante della R-Line. Adesso andiamo all'interno a vedere che cosa abbiamo fatto. Andiamo ad accendere l'auto. Eccoci qua, siamo dentro. Allora, vi faccio vedere subito il cruscotto. Come vedete abbiamo inserito la grafica proprio della R, che questa macchina, nonostante sia una 240 cavalli biturbo, non aveva questo tipo di grafica. Quindi fondo scala portato a 280 km/h, i valori intermedi che sono tutti questi più piccolini che vedete qui, e proprio il look della grafica è proprio quello della R, quello, diciamo, più bello. Andando a vedere invece altre situazioni, altre attivazioni, abbiamo qui il cronometro da pista. Cronometro da pista che può essere messo anche in full screen, in questa visualizzazione più grande, e abbiamo anche questa grafica DOTS, questa grafica, diciamo, tridimensionale. Cronometro da pista viene gestito dai tasti sul volante. Torniamo nell'altra view e andiamo a vedere invece un'altra attivazione che si trova all'interno dei dati di marcia, ed è la quantità rabocco carburante. In questo caso 25 sono i litri che mancano per fare il pieno di gasolio. Adesso andiamo a vedere nella parte infotainment quello che abbiamo fatto.
Come vedete, innanzitutto qui abbiamo un colore rosso, proprio perché abbiamo abilitato il menu dei 30 colori. Quindi andando a variare il colore possiamo scegliere il colore del nostro virtual cockpit e della nostra radio a nostro piacimento. Molto molto bella questa situazione. Andando nel menu delle luci abbiamo il menu degli abbaglianti automatici, che ovviamente ritroviamo nel virtual cockpit. Come vedete, abbiamo anche effettuato abbiamo tolto il reset degli abbaglianti automatici, così che ad ogni accensione della macchina la funzione sarà sempre attiva, quindi non dovremmo noi andarla ad attivare ogni volta con la leva. Tornando invece nell'impianto infotainment, abbiamo l'attivazione delle luci diurne. In questa situazione siamo in menu privacy, quindi macchina accesa, ma tutte le luci, anche i DRL, sono spenti. In questo caso poi la andiamo a riaccendere. Abbiamo abilitato la funzione coming home, che sarebbe l'illuminazione perimetrale quando chiudiamo la macchina di sera. Mettendo il selettore in automatico avremo, in questo caso 15 sono i secondi che avremo acceso la macchina nella parte esterna, e quindi ci allontaniamo dalla macchina in tutta sicurezza. Preciso che il coming home è stato abilitato anche sui fendinebbia, perché sono stati sostituiti con dei fendinebbia LED che poi vi andiamo a far vedere. Andando avanti, in apertura e chiusura abbiamo l'antifurto, ovviamente, che vi abbiamo fatto sentire prima, e la conferma acustica della chiusura centralizzata con il doppio clic. Con il doppio clic sul telecomando possiamo far bippare la macchina per ritrovarla nei grossi parcheggi. Andando avanti, per quanto riguarda gli assistenti di guida, allora abbiamo l'Enassist, era di serie, l'abbiamo perfezionato con l'intensità del segnale, che mentre prima era soltanto impostabile su medio, adesso abbiamo altri due parametri proprio per settare questa situazione a nostro piacimento. Un'altra attivazione che abbiamo fatto è la visualizzazione dei segnali stradali, che può essere impostato con l'avviso ottico acustico oltre i 5 km. Che cosa significa? Quando la camera che è qui sopra legge un segnale di limite di velocità, facciamo esempio 50, a 55 ci sarà un avviso ottico qui all'interno del virtual cockpit, quindi un pop-up che ci avvertirà che abbiamo superato il limite di velocità. Poi lo andiamo a vedere anche in strada. Sempre riguardo agli assistenti di guida, oltre all'Enassist è stato abilitato il Traffic Jam Assist e l'Emergency Brake Assist. Anche questo lo andremo a vedere fra un pochettino in guida. Andando invece sulla parte navigazione, quindi andiamo a mettere la cartina, abbiamo abilitato un pacchetto di Velox, eccoli qua, che troveremo poi all'interno della cartina, che ci avvertiranno quando ci saranno ad esempio dei semafori a controllo elettronico, una postazione mobile, una postazione fissa, e ci eviterà sicuramente di prendere delle multe. Abbiamo aggiornato anche l'impianto infotainment e abbiamo aggiornato anche le mappe. Siamo arrivati mappe, come vedete, 2022-2023, quindi aggiornamento anche delle mappe. Un'altra abilitazione che abbiamo effettuato riguarda i comandi vocali, che possono essere richiamati anche dal relativo tastino. Quindi andiamo a spingere qua e abbiamo il comando vocale con cui possiamo comandare la navigazione, il telefono, la radio, la parte media, che sarebbe o l'SD o la porta USB. Questa è una cosa molto utile, ma più che altro per quanto riguarda la sicurezza, per evitare di andare a cliccare, ad esempio se andiamo in navigazione dovremmo andare a scrivere un nuovo indirizzo, ma ovviamente questa cosa non la possiamo fare mentre siamo in guida. Il comando vocale ci aiuta in questo, richiamando la navigazione e quindi l'eventuale via che dobbiamo andare ad inserire.
Altra abilitazione che abbiamo effettuato riguarda la parte clima, infatti abbiamo abilitato anche la visualizzazione della ventola in modalità automatica. Prima questa visualizzazione si aveva soltanto nella parte manuale, ora l'abbiamo anche nella parte automatica. Poi se andiamo a spegnere la macchina possiamo vedere l'abilitazione del tastino che lampeggia, quindi effetto pulsazione. Ora riaccendiamo la macchina e andiamo a provare gli assistenti alla guida. Eccoci qua ragazzi, siamo precisamente a questa velocità sotto i 60 km/h e come vedete ha agganciato la camera, ha agganciato le carreggiate, infatti vedete tutto verde, quindi stiamo guidando con ACC abilitato e di conseguenza le strisce sono verde. Stiamo guidando in traffic jump assist, quello che vi dicevo prima saremmo andati a provare. In questa situazione avremmo anche l'emergency brake assist, che sarebbe la frenata di emergenza in caso di malore del conducente. Altra abilitazione, come vedete, il riconoscimento cartelli. Abbiamo superato il limite di 50 e ci ha avvisato con un pop-up che abbiamo superato il limite di velocità. Quindi anche il riconoscimento cartelli è stato abilitato con successo. Eccoci qua ragazzi, nuovamente in traffic jam assist, lo stiamo provando, come vedete siamo in fila, siamo sotto i 60 km/h e l'abilitazione è avvenuta con successo, quindi traffic jam assist attivo e di conseguenza anche l'emergency brake assist. Ora spegniamo la macchina, scendiamo e vi facciamo vedere un'altra attivazione. Quindi andiamo ad aprire, facciamo finta che siamo andati a fare la spesa, andiamo ad aprire il baule dal tastino. Ovviamente la macchina è aperta, diciamo che dobbiamo prendere le buste della spesa, abbiamo entrambe le mani occupate. Che cosa facciamo? Quindi qui abbiamo il tasto per andare a chiudere immediatamente il baule e il tasto temporizzato. Noi abbiamo le mani occupate, quindi spingiamo questo. Quindi come sentite questi beep, il baule riconosce che noi stiamo ancora prendendo le buste della spesa, ci allontaniamo con le buste della spesa, il baule si chiude e andiamo a vedere che la macchina l'abbiamo chiusa. Quindi come vedete abbiamo chiuso la macchina, quindi abbiamo abilitato la chiusura centralizzata con il tasto temporizzato del portellone elettrico. Altra abilitazione che abbiamo effettuato riguarda invece le luci di ingombro a baule aperto, quindi la parte esterna del faro, sia il destro e il sinistro, ovviamente entrambi sono accesi per renderci più visibili alle macchine che sopraggiungono. Quando andiamo a chiudere il baule poi le luci si spegneranno. Andiamo a vedere un'ultimissima attivazione, proprio perché sono stati sostituiti i fendinebbia alogeni con dei fendinebbia LED, abbiamo abilitato il linkaggio dei fendinebbia insieme agli abbaglianti. Come vedete si vanno a fare gli abbaglianti a linkare e linkano anche i fendinebbia. Altra attivazione molto molto bella. Con questa ultima visualizzazione di questa bellissima Tiguan biturbo da 240 cavalli turbo diesel non mi resta che salutarvi, e se vi è piaciuto il video mettete tanti like, mi raccomando iscrivetevi al canale, e un saluto a tutti da parte dell'intero staff di Vaghitaly.